Benvenuti a tutti quelli che ci stanno guardando. Siamo qui a fare una conversazione con un grandissimo vibrafonista che ci apprezzano da tutto il mondo, quindi di fama internazionale, e è Andrea Dulbecco, classe 1963. Grande. Grazie per aver partecipato a questa primissima conversazione attorno al vibrafono. Spero sia la prima di una serie. E iniziamo subito a farti qualche domanda, perché siamo tutti curiosi di sapere come sei riuscito ad arrivare a questi livelli con lo strumento, uno strumento così particolare che è il vibrafono. Qual è stata innanzitutto la tua formazione? Sappiamo che più o meno chi ti conosce già sa che sei partito più da un ambito jazzistico per approdare poi al classico. Quindi se ci vuoi raccontare un po' di questa tua peculiarità, ci fa molto piacere. Esatto, hai detto bene, nel senso che la prima musica che ho ascoltato è stato il jazz, grazie soprattutto a mio padre, che era un grandissimo appassionato di jazz e un pianista jazz, che aveva anche, diciamo, svolto l'attività di pianista jazz negli anni, a cavallo fra gli anni 40 e gli anni 50 in Italia. In un momento in cui però, come d'altronde anche oggi, però forse ancora peggio subito dopo la guerra, era molto difficile fare vivere facendo il musicista professionista. E allora, dopo una decina d'anni di carriera di musicista, ho optato per un più sicuro lavoro in banca. E per cui quando sono nato io lui lavorava in banca, però aveva mantenuto una fortissima passione nei riguardi della musica jazz che mi ha trasmesso, e per cui da molto piccolo ho cominciato, non so per quale ragione, non ricordo, perché ero troppo piccolo, intorno ai 5 anni ho cominciato a prendere in mano delle bacchette della batteria, a suonare con, forse perché in casa c'erano delle spazzole della batteria, no? E allora ho cominciato a suonare con le spazzole sulle copertine dei dischi, e allora, vedendo che facevo queste cose, mio papà mi ha regalato una batteria, no? E da lì è partito questo grande amore per la batteria, che ho cominciato a suonare prima dietro con indicazioni di mio papà, che non essendo batterista, però qualcosa, essendo comunque musicista, mi dava delle indicazioni di carattere generale, per cui avevo, diciamo, imparato da solo, sono stato autodidatta come impostazione sulla batteria all'inizio. Ho cominciato a suonare, come tutti i musicisti di jazz all'inizio, a suonare sui dischi fondamentalmente. E quindi, poi visto... Sì. Sì, quindi praticamente tu sei cresciuto subito con la musica jazz nelle orecchie. Esattamente, è stata la prima musica che ho ascoltato. E dopodiché, visto che vivevo a Sanremo all'epoca, che è la città dove sono nato, arrivato intorno ai 9 anni, mio papà, a Sanremo c'era una piccola scuola di musica, e allora mio papà mi ha iscritto a questa scuola di musica. Dico che mio papà mi ha iscritto perché di fatto io non ero molto timido, non volevo andarci, no? Allora lui mi ha iscritto, mi ha detto: guarda, ti ho iscritto, provaci e vediamo cosa succede, no? Allora comunque ci ho provato e sono andato in questa scuola di musica per un po' di tempo. Dopodiché così sono passati un po' gli anni e a un certo punto a Sanremo, fortunatamente, e tra l'altro, in questa scuola di musica, oltre a percussioni, però percussioni le studiamo molto poco, perché no, lo sai meglio di me, no? Le percussioni hanno bisogno di avere molti strumenti, la famiglia delle percussioni sono tanti strumenti, era una scuola molto piccola, non era ben fornita, e allora insomma fino ai 14 anni ho vivacchiato un po'. Poi fortunatamente a Sanremo, visto che c'è un'orchestra sinfonica, è arrivato un percussionista che anche tu conosci, no? Che si chiama Maurizio Benomar, e che è diventato poi negli anni 80 soprattutto uno dei percussionisti più famosi nell'ambito della musica contemporanea, e ho cominciato a fare qualche lezione privata con lui, e lui mi ha convinto a provare a fare la missione al Conservatorio di Milano. Allora, che sui 15 anni ho fatto la missione al Conservatorio di Milano, e a 15-16 anni mi sono trasferito a Milano, e da lì ho continuato
prima a Sanremo e poi a Milano, ho cominciato a studiare musica classica, no? Prima nella scuolettina lì di Sanremo e poi al Conservatorio di Milano. Per cui diciamo dal jazz sono passato anche a degli studi accademici più seri su tutte le percussioni, non solo sulla batteria. Per cui ho conosciuto anche il vibrafono, che poi verso i, diciamo, arrivato praticamente quasi a ridosso del diploma, ho cominciato ad avere un interesse per il vibrafono perché era lo strumento così che mi permetteva di fare il jazz, la musica che amavo. Però insieme alla batteria non avevo un interesse specifico sul vibrafono, no? Ho capito. Ma E poi si sì. potrebbe dire che quanto hai assorbito nella tua infanzia, sei poi riuscito a farlo tuo e a personalizzarlo quando sei cresciuto e hai sviluppato il tuo stile? Cioè, perché di fatto di insegnanti specifici per il vibrafono jazz non ce n'erano in quel tempo. No, infatti, sì, assolutamente, assolutamente. D'altronde, lo sai meglio di me, no? Tutte le esperienze che abbiamo servono, ma anche le esperienze negative, no? Cioè, le esperienze negative e le esperienze positive comunque servono per darci una sorta di bagaglio che ci serve per le nostre scelte future, no? Se siamo attenti e riusciamo a guardare bene ciò che ci è successo, riusciamo poi a operare le scelte migliori per ciò che vorremmo fare in futuro, no? Sì, a questo proposito ti vorrei dire una cosa, perché da vibrafonista a me colpisce molto nel tuo stile la ricchezza armonica del tuo modo di suonare, soprattutto quando ragioni in termini di accompagnamento e cose così. E quindi ti volevo chiedere se la tua formazione da giovane è Sì. stata determinante in questo, nel senso che magari hai proprio assorbito, ascoltando tutti questi dischi di jazz, quegli stilemi e sei riuscito poi a rielaborarli e a farli tuoi. L'ascolto sicuramente anche in assenza di competenze, no? Per cui io per anni, da molto piccolo, ho ascoltato jazz per molti, molti anni, per cui sicuramente l'ascolto, anche in assenza di competenze, però crea come una sorta di humus, no? Che poi nel momento in cui cominci ad avere anche delle competenze, e questo humus riesce a dare frutti, no? Germoglia, fa germogliare, no? Per cui logicamente nel momento in cui ho cominciato a fare degli studi accademici e ho cominciato ad avere delle competenze, e ciò che avevo assunto in maniera assolutamente istintiva ha cominciato a dare i suoi frutti. Per cui, arrivato a Milano, già a Sanremo avevo cominciato a studiare solfeggio, logicamente tutte le cose teoriche, no? Però arrivato a Milano mi è stato molto utile, soprattutto lo studio del pianoforte che ho portato avanti per molti anni, che per il nostro strumento è un passaggio obbligato, e per il vibrafono è uno strumento importantissimo, e lo studio della composizione mi è stato molto utile, no? Per cui approfondire questi due ambiti, assommato a tutto questi anni di ascolto fin dall'infanzia del jazz, sono stati, diciamo, hanno creato un mix che mi è stato molto utile ai fini del conseguimento di determinati risultati. Sì, questo si sente molto. Infatti, ti volevo anche chiedere se il tuo percorso, da quanto vedo, è stato non proprio lineare, ma se ci sono state queste tappe, come detto prima, quando hai incontrato Ben Homer, così che ti ha illuminato, no? Sì. Queste fasi, queste illuminazioni, questo passare la soglia, come le hai vissuti e quali sono quelli più importanti per te? Appunto, sicuramente quando ero, sai, Sanremo è una città di provincia, tra l'altro una città di provincia, ahimè, come molta provincia ricca,
molto poco interessata alle arti, alle cose che amiamo noi, no? E per cui l'arrivo a Sanremo, fortunatamente c'è un'orchestra sinfonica, e l'arrivo a Sanremo di un bravo percussionista che ha cominciato a darmi delle informazioni e che mi ha introdotto nella scuola di percussioni di Franco Campioni, che è la scuola di Milano dove poi ho studiato, mi è stato estremamente utile, è stato molto importante per me. E poi appunto il fatto di studiare musica classica è stato estremamente importante per riuscire ad acquisire quelle competenze che mi erano indispensabili per fare il musicista di jazz come poi sono riuscito a fare negli anni successivi. Un altro incontro estremamente importante è stato quello con David Friedman, no? Perché David Friedman è un grandissimo vibrafonista americano che fortunatamente vive in Europa, e per quello che ho avuto modo di conoscerlo durante una masterclass e poi di andare a prendere delle lezioni con lui a Berlino. E chiaramente è la persona che mi ha fatto decidere, perché io quando l'ho conosciuto non volevo suonare sia la batteria che il vibrafono, e poi appena ho conosciuto lui, sentendo suonare uno specialista di quello strumento, ho capito che volevo suonare esclusivamente il vibrafono, che potevo dedicarmi a quello, anche perché poi la batteria così di fatto in quegli anni suonavo principalmente musica classica. Anzi, principalmente suonavo esclusivamente musica classica, per cui suonavo in orchestra, in gruppi di musica da camera, e diciamo che facevo fatica a inserirmi nell'ambiente milanese come batterista. E allora diciamo che ho provato a giocarmi la carta vibrafonista, essendo uno strumento ancora più di nicchia, in cui così, visto che la musica che ci tenevo a fare era il jazz, mi dava il vibrafono, forse mi dava una ulteriore opportunità, una maggiore opportunità per inserirmi all'interno della musica che amavo, no? E per cui David Friedman è stato sicuramente una figura di estrema importanza dal punto di vista, un vero maestro, perché è quello che mi ha fatto scegliere e poi mi ha dato delle indicazioni molto importanti, basilari, su come studiare, sulla figura di musicista che sarei voluto essere, prendendo molti spunti e molta ispirazione anche da lui. Questo sicuramente sì. A proposito di questo tema che hai toccato sul come studiare, a me è rimasto molto impresso perché essendo stato tuo allievo penso di aver colto questo aspetto, il fatto dell'imparare a imparare, cioè riuscire ad accendere quella scintilla che consente poi l'autoapprendimento, che è una cosa molto Chiaro. importante. E volevo chiederti, nella tua di esperienza, quando è che si è accesa questa scintilla e come l'hai portata avanti nel corso del tempo. Poi non si spegne più. Logico. Beh, appunto, come ti dicevo, sicuramente è stato David Friedman che mi ha fatto capire come mi ha dato i mezzi per capire come fare. Come hai detto giustamente tu, può sembrare un atteggiamento un po' zen, no? Il fatto di però di fatto è profondamente vero. Cioè, il vero maestro, secondo me, è quello che ti insegna a mettere in atto un processo, di cui questo processo hai già tu in embrione l'essenza, no? Per cui non ho mai creduto nei maestri che ti dicono: guarda, io so delle cose che tu non sai e te le trasmetto. Non credo in questa cosa. Io credo invece in un maestro che ti riesce a far capire meglio ciò che già ti appartiene, in un certo modo, no? Però sei inesperto, sei giovane, per cui la cosa che tu hai non la capisci,
non sei in grado di trarne frutto, non sei in grado di innescare questo processo. Chiaramente con questo non voglio dire che tutti hanno questa cosa, no? Nel senso che ha questa cosa che è dotato per la musica. Purtroppo è la musica è un campo molto selettivo, no? Basta vedere quante persone possono fare uno studio universitario e quante persone studiano in conservatorio. Cioè la percentuale di persone che possono dedicarsi non solo la musica ma il campo artistico in genere è molto inferiore il numero percentualmente di persone che possono fare altro nella vita, no? È chiaro che poi per tutte le attività umane bisogna essere dotati, no? Io sono ad esempio completamente inabile nelle attività manuali, no? C'è invece chi è molto bravo a fare ciò, no? Per cui in tutti gli ambiti dello scibile umano ci sono delle capacità specifiche, però diciamo che le arti in genere hanno proprio questa peculiarità, no? Che il talento è una componente essenziale per conseguire dei risultati. Per cui sono molto convinto che questo talento è qualcosa che abbiamo già insito, e il vero maestro è la persona che riesce a far sviluppare e a far crescere questo talento. Perfetto. E ultimamente la situazione artistica forse sta risentendo un po' anche dei problemi di attualità che evidentemente ci circondano, e sembra quasi che ci sia un po' di difficoltà a coltivare, a esprimere e a far crescere nelle persone il proprio talento. Nel tuo caso, con i tuoi allievi, cosa riscontri? Quali sono i tuoi riscontri? Ma sai, spesso mi fanno questa domanda. Effettivamente c'è da dire una cosa, che gli allievi, in genere un insegnante di conservatorio, io sono il conservatorio di Milano, vive un po' in una situazione un po' privilegiata, nel senso che proprio per il tipo di scuola che è il conservatorio, in genere ci vanno allievi molto motivati, in genere, perché magari quelli non motivati, sai, il conservatorio, appunto, lo sai meglio di me, no? È una scuola molto selettiva, si entra con un esame d'ammissione, c'è un esame di conferma per cui bisogna dimostrare di essere in grado di rimanere dentro il conservatorio, e ci sono una serie di esami, anche adesso che è diventato di stampo universitario, per cui magari un po' meno selettiva rispetto a un tempo, però comunque diciamo che è una scuola privilegiata, in cui l'insegnante ha a che fare con persone che sono molto motivate, che sono lì per fare quella cosa, mentre in altri tipi di scuole l'insegnante si trova ad avere a che fare con una gamma di persone molto più vasta, ad esempio le università, per cui con le persone che non hanno spesso una reale o predisposizione o volontà di fare, no, una cosa specifica. Spesso quello che capita più comunemente nella vita è che è la vita che trova un posto per noi, non siamo noi che che troviamo un posto nella vita. Spesso invece i musicisti sono loro che vogliono fare musicisti da piccolini, no? Io da piccolo volevo fare il musicista e sapevo il posto che volevo occupare nella mia vita, no? Non sapevo in che modo l'avrei fatto, non sapevo se avrei ottenuto dei risultati o meno, però comunque quello era quello che volevo fare, avevo le idee molto chiare da questo punto di vista, ed è una cosa che di una percentualmente molto, molto piccola, no? In genere i ragazzi non sanno quello che vorranno fare, no? Certo. Per cui così viviamo in una sorta di mondo particolare che ha a che fare con le arti, no? Sì, sì. E adesso il tuo atteggiamento nei confronti della musica mi sembra che sia a 360 gradi, visto che poi partecipi anche all'attività di Sentieri Selvaggi in modo direi
quasi da protagonista anche. Sì. Vuoi parlarci un po' di questa tua esperienza e dei tuoi progetti sì. anche? Chiaro, logicamente avendo fatto degli studi accademici era inevitabile che questi influissero sulla mia attività quando faccio il musicista di jazz e viceversa, e la mia attività di musicista di jazz influenza quando faccio il musicista e musica scritta, musica colta, musica contemporanea, che sono i miei due ambiti. La musica suono principalmente, anzi esclusivamente nel campo della musica colta, suono esclusivamente con un gruppo che si chiama Sentieri Selvaggi, con cui facciamo musica contemporanea. È un ensemble di musica contemporanea, e perciò diciamo questi due ambiti hanno una costante osmosi, no? Io trovo molto importante che un musicista di jazz oggi abbia un contatto con quello che succede altrove, nelle altre musiche. Perché questo? Perché un musicista di jazz che era in attività, cioè comunque un giovane che voleva fare il musicista e inserirsi nell'ambiente jazzistico negli anni 40-50 negli Stati Uniti, si trovava proprio nel momento giusto per fare quello, e circondato e completamente immerso nell'ambiente in cui poteva esprimersi al meglio, mentre oggi non è più così, no? Per cui è molto importante crearsi delle competenze come musicista a 360 gradi per poi fare al meglio la musica che uno decide di fare. Per cui avere delle competenze come musicista classico migliora la mia attività di musicista jazz e viceversa, no? Perché ormai al giorno d'oggi ci deve essere questa compenetrazione fra i vari linguaggi, le varie musiche, perché migliora una con l'altra, no? Ci sono stati dei momenti invece nella storia dei secoli passati dove ci si poteva dedicare anche in maniera ossessiva a un solo genere, perché se era un genere importante, una grande forma artistica, aveva l'opportunità di essere, diciamo, essere abbastanza, cioè serviva da veicolo per la nostra espressione. Era abbastanza poteva bastare per riuscire a farci esprimere come un musicista, no? Mm-hmm. Mi riferisco, cioè, tanto per portare, io porto sempre l'esempio, non so, di Johann Sebastian Bach, no? Johann Sebastian Bach viveva, era un musicista di provincia, viveva in Sassonia e non si è mai mosso da là, però era un genio, e tutto ciò che gli serviva ce l'aveva vicino a lui, e poteva anche non sapere nulla di ciò che avveniva altrove, però gli ingredienti che aveva a disposizione gli bastavano. Al giorno d'oggi questa situazione non è più possibile, no? E allora dobbiamo cercare di conoscere più cose, cercare di sintetizzarle e utilizzare per esprimere quello che vogliamo esprimere attraverso il genere o i generi che scegliamo di fare. Un'ultima domanda ti faccio relativamente ai tuoi progetti attuali. Sì. Se ci puoi dire qualcosa in merito, e se questi progetti hanno radici lontane, se sono nati qualche anno fa e proseguono tuttora, oppure se sono nuovi. Ma ce ne sono alcuni che proseguono da tanti anni, tipo, non so, il duo con Luca Gusella, che è un duo che mi piace molto perché è un duo vibrafono e marimba, no? Che sono due strumenti della stessa famiglia, delle percussioni, che si diciamo che si complementano molto bene insieme, no? Per una serie di ragioni timbriche, di estensione,
per cui è una cosa che continuerà sicuramente, continua da tanti anni e continuerà per molti anni, spero. E lì facciamo musica nostra, facciamo autori, brani che ci piacciono, li scegliamo sempre in maniera molto libera. Sicuramente la mia attività con Sentieri Selvaggi, poi per quanto riguarda nuove uscite, penso dopo l'estate uscirà un disco che ho fatto per la Beat, che è una casa con cui ho collaborato spesso, con un grande pianista italiano che è Enrico Pierannunzi, dove suoniamo principalmente sue composizioni. E questo disco dovrebbe uscire, penso, subito dopo l'estate. E poi, appunto, come tutti i musicisti di jazz, abbiamo tante collaborazioni, anche spesso estemporanee, no? Con gruppi che nascono e muoiono magari all'interno di una stagione o di un anno. Ultimamente sto collaborando molto con un eccellente batterista che è Nicola Angelucci, che fortunatamente da Roma è venuto a vivere a Milano, per cui ho suonato parecchio nel suo trio. Il trio è una formazione che piace molto anche a me, il trio vibrafono, basso, batteria, ad esempio. Ultimamente ho fatto un disco con Michele Tacchi al basso elettrico e Max Furian alla batteria. Mi piacerebbe ricreare magari entro breve un trio anche col contrabbasso e batteria. Il duo con Bebo Ferra è un duo che mi appaga moltissimo, abbiamo fatto un disco uscito per la Barnum, un'etichetta con cui vorremmo fare a breve un prossimo disco sempre in duo. E anche il duo con Bebo ce l'ho da tantissimo tempo e voglio mi piacerebbe moltissimo che questo duo continui per molti anni ancora. Consiglio a tutti infatti di ascoltare tutte le formazioni che hai citato. Infine, qui con me ho l'immancabile metodo, il tuo prodotto dopo anni di esperienza di lavoro, che suggerisco a tutti. Se vuoi dirci come ti è nata l'idea di fare questo libro, che in realtà è anche un video, perché sono un DVD, sono due DVD. Esatto. Quindi cosa hai voluto portare con questo contributo e come è nata l'idea? Ma dunque, fondamentalmente, l'idea è nata perché, come ben sai, non c'è una vera letteratura, cioè non esiste una letteratura italiana in genere sulle percussioni e di conseguenza sul vibrafono. Tutti noi nei nostri studi in conservatorio ci siamo formati su metodi soprattutto americani. E allora, un po' per questa ragione, un po' perché così ho cercato di mettere nero su bianco, in questo caso non solo nero su bianco ma anche su un video, perché ci sono, come giustamente detto, sono delle video lezioni con un complemento scritto anche, e quello che era la filosofia di studio che mi ha trasmesso David Friedman, e che poi io negli anni chiaramente ho elaborato, ho personalizzato ho cercato con questo metodo di fare capire a chi lo leggerà questa filosofia, che infatti quello che dico sempre quando presento questo libro, che la cosa che mi farebbe più felice è che chi compra questo libro si inventi un suo modo di studiare, cioè che non prenda quello come testo da seguire alla lettera, ma lo prenda come un'idea, che magari prenda alcune cose che gli vanno bene, però se ne inventi altre, no? Addirittura mi farebbe piacere che qualcheduno prendesse questo metodo anche non essendo un vibrafonista jazz, ma magari perché è molto, penso che possa essere preso in maniera molto astratta anche,
che proprio possa essere presa la filosofia per studiare anche strumenti diversi dal vibrafono, no? Però potrebbe essere forse utile per un altro strumento, anche per un sassofonista forse, o addirittura magari per un timpanista che magari si dedica all'orchestra, al repertorio sinfonico, però prende alcuni dati proprio filosofici dell'approccio allo studio dello strumento. Questa è la cosa che forse mi farebbe più felice. Sì. Infatti posso confermare, perché avendolo visto effettivamente merita anche una lettura di questo tipo. Siamo direi arrivati alla conclusione. Ti ringrazio molto per questa intervista. E grazie a te. Sei il primo della serie e direi che in Italia possiamo, noi vibrafonisti italiani, possiamo affermare che tu sei un po' il caposcuola e quindi ti meritavi giustamente questa prima intervista. Grazie mille. Grazie a te. Tanti auguri per la tua attività. Grazie, un saluto a tutti e in bocca al lupo col vibrafono, continuate a portare avanti i vostri studi.